Maria Kindamo è stata sequestrata e uccisa il 6 maggio 2016 a Limbati nella provincia di Vibo Valentia. Dopo 7 anni è stato possibile far luce su questo crimine grazie ai violenti dei ROS e alle dichiarazioni di alcuni collaboratori della giustizia. Per gli investigatori il crimine avrebbe avuto luogo punire donna di una relazione sentimentale che è venuta alla luce 2 giorni prima del dello stesso per un'uscita pubblica della coppia e la proprietà della terra che, con morte di suo marito, era passato a Kindamo e ai bambini. In particolare, è stata contestata una serie, tra cui la partecipazione o l'associazione mafia, attribuibile alla banda di Mancuso, nel campo delle armi e delle droghe, diversa estorsione per l'erba dei fondi agricoli, nonché nella concorrenza con altri 2 argomenti Maria Kindamo. Il sospetto, già arrestato lo scorso maggio, l'associazione tipo mafia, è stato raggiunto da un'altra ordinanza effettuata oggi per la manomissione del videosistema sorveglianza sua casa campagna vicino al luogo del crimine, in effetti facilitando gli autori dei sequestri del donna e aver distrutto il corpo donna, il cui corpo, sulla base ricostruzione fornita dai collaboratori giustizia, fu data ai maiali i cui resti ossei furono distrutti dal taglierina a tractor.